Un altro volto conosciuto del Valdarno, Massimo Lovari, ex castelnovese, un cambio di colori ma un'emozione diversa perché si riparte con una squadra neopromossa, ma tu l'Eccellenza la conosci bene. Sì, sì, l'Eccellenza ormai la conosco bene, la quinta stagione insomma affronto questo campionato di fila, sicché nuova stagione, nuova squadra, non è promossa, si spera di far bene, l'obiettivo primario è la salvezza, poi si starà a vedere insomma, prima cerca di fare il gruppo, tanto prima di tutto, l'importante è quello, poi si guarderà più in qua. Nuova avventura, quindi anche nuovi stimoli, ma purtroppo ritroverai dietro di te i Pierini a riempirti gli orecchi di urla. Sì, sì, nuova avventura, nuovi stimoli, sì, con Piero ormai insomma già ci conoscevamo, sicché no, mi fa piacere, insomma, avere un portiere del suo livello dietro è una garanzia, insomma. Che difesa sarà quella della San Giustinese? Abbiamo visto anche infortunato ancora Benucci, insomma, quindi sembra di qualità. Sì, sì, sembrerebbe di qualità, insomma, poi sarà il campo a dirlo, insomma, come sempre, a parlare. Sei d'accordo che la partita di Coppa è solo un amichevole importante? Sì, vabbè, è una prima partita ufficiale, tutti sicuramente terranno a far bene, poi che c'entra, non è come il campionato la Coppa, però insomma fare brutte figure insomma non garba nessuno, sicché sarà una partita vera, penso. Dove può arrivare questa San Giustinese, secondo te, dopo i primi giorni di preparazione? Secondo me la salvezza è, cioè sarebbe un ottimo campionato proprio salvarsi senza patemi proprio tranquillamente, poi te l'ho detto, si guarderà più un qua, ancora se è iniziato da posi che è presto per parlare. Chi ti fa più paura, tra virgolette, se si può dire paura, delle squadre che sono nel girone? Ma c'è diverse squadre attrezzate, ho visto la Castelnovese ha fatto una buona squadra, vi auguro insomma di fare un bel campionato da ex, spero insomma ci sono stato bene, sì che spero facciano bene, poi la Figlini ha fatto una buona squadra, Berno, allenare anche lui insomma conosco, sì che poi più o meno Fogliano dice ha fatto una squadra Montecatini che non conosciamo bene ma sappiamo che ha fatto una bella squadra. Sì è vero, ma l'hanno parlato tutti, sì, sì si guarderà, no, non li conosco, sì che quando si gioca poi ti fa sapere. In bocca al lupo. Grefi, grazie.